Il punto di partenza è il caos. Per prima cosa ho voluto dare un ordine, una specie di sistema logico che definisse questa struttura fatta di segni ed elementi semplici. Mi ricorda quasi un'opera di land art, un ponteggio, un'architettura di bambù, le tende che costruiscono i ragazzi con i rami presi dagli alberi. Il suo carattere e la sua forza, secondo me, sono dati da un segno grafico e tridimensionale. Per ispirazione e dimensioni, possiamo dire che si avvicina a un'installazione artistica, anche se è più il frutto di un grande lavoro di industrializzazione fatto con Foscarini. Il segno doveva essere pulito. La sfida, infatti, è stata lo sviluppo illuminotecnico. Dovevamo far correre cavi elettrici all'interno di elementi molto sottili e volevo che alla fine della lampada uscisse un cavo unico. Lo studio del colore per me è molto importante da sempre. Mi piace utilizzare il colore per svelare quella che è la natura vera e propria dell'oggetto. Questa versione arancione in realtà è stata un po' ispirata dalla vernice antirugine per metalli. Anche la versione cromo nera richiama il mondo dei metalli con la sua superficie specchiante preziosa. Sull'estremità di tre elementi portanti troviamo una sottile striscia di LED. L'accensione a touch è discreta. Queste soluzioni trasformano una scultura in una lampada, quasi una magia. I bracci luminosi sono indipendenti, ruotano su se stessi per poter orientare la luce, così che ciascuno possa organizzarsi la lampada come meglio crede. È versatile perché in realtà possiamo illuminare ogni ambiente in modo diverso. Se le moltiplichiamo, otteniamo nello spazio quasi un'installazione, una vera e propria installazione luminosa.